In questa parete possiamo notare ancora le tracce di una divinità centrale in cui forse si poteva riconoscere Serapide, che però purtroppo è quasi completamente degradata, e a sinistra invece si vede ancora nitidamente la figura di Iside che tiene una torcia, probabilmente aveva delle spighe nella mano destra e sul capo ha delle piume ed il nodo lunare. Sulla parete di fondo, invece, possiamo vedere la figura di Anubi, raffigurato con con corpo umano e testa di sciacallo. Riapre la Domus dopo 30 anni ed è una grande novità perché oltre all'ambiente del sacello che era già visibile, perlomeno chi aveva avuto la fortuna di vederlo 30 anni fa, presentiamo un nuovo ambiente della Domus che è il triclinio con pitture mai viste e quindi presentate per la prima volta al pubblico. Si inserisce in questo contesto perché qui, diciamo nel circondario, c'erano altre domus di grande importanza. C'era la domus di Asinio Pollione, che era un importante politico vissuto ai tempi di Augusto, quindi prima del proprietario della nostra domus, e c'erano anche le case private di alcuni imperatori, i privata Adriani, cioè la casa privata dell'imperatore Adriano, era appunto attestata proprio nella zona del piccolo Aventino, quindi sempre diciamo domus di un certo livello. E stiamo ristudiando tutti i frammenti, si tratta di ben 100 casse di materiale, quindi una grandissima quantità, di un soffitto che misurava 60 metri quadrati, fatto con colori costosissimi e pregiatissimi come il blu egizio oppure il rosso. L'idea è quello di ricomporlo già rispetto agli anni 70, stiamo avendo delle novità di studio, e di mostrarlo prossimamente al pubblico per intero.